po' di tempo che Malefix se ne sta tranquillo. Vediamo ora che cosa succede altrove nell'universo. E questo cos'è? Ah, il castello di Durham nel paese delle fiabe. Ah, è sempre bellissimo. Oh, guarda! La principessa Gwendalina e il principe Malvino stanno celebrando le loro nozze. Ah, che storia romantica! Vuoi tu, principessa Gwendalina, prendere in sposo il principe Malvino per amarlo e onorarlo? No, lei non vuole. Ah, quel maledetto spettro di Gingol! Oh no, Malvino! Non temere, mia adorata, ci sono io. Oh, Malvino! Oh no, è sparito! Oh, che cosa hai fatto al mio amato principe? Gwendalina, cos'è successo? Che cosa hai fatto, Gingol, al principe Malvino? Gwendalina! Questo è un lavoro per gli... Acchiappa fantasmi, spazza pavimenti, ecco che cosa siamo. Pulire gli angoli. D'accordo, d'accordo. Mi fa il solletico. Basta ridere adesso, qualcuno ci sta chiamando. E allora? Ah, tanto voi siete peggio delle barzellette. Acchiappa fantasmi, qui parla Jack. È la signora perché? Oh. Problemi nel paese delle fiabe, ha detto. Signora perché, ma è sicura di sentirsi bene? Ma esiste veramente il paese delle fiabe? Beh, io che diavolo ne so. Beh, a me piace pensare che esista. Signora, dove si trova esattamente questo posto? È appena oltre la fine dell'arcobaleno, Jack. E ho paura che laggiù ci sia bisogno di voi al più presto. Ok, partiamo immediatamente. Okay. Evviva! Allora basta con i lavori di casa, si va a caccia di fantasmi! Abbasso i lavori domestici! Andiamo, acchiappa fantasmi! Partenza, Fantabuggy. Oh no, proprio adesso. Stavo sognando una splendida automobile decappottabile. Mozzafiato. Ma quando la pianterai di pensare alle auto? Versione aerodinamica, presto. Aerodinamica? Ma è possibile che voi parliate sempre così difficile? E adesso che siamo per aria, da che parte bisogna andare? Dunque, vediamo un po', fammi pensare. Mi dispiace, ma non lo so, Fantabuggy. Tu non lo sai? Potevo aspettarmelo da Eddie, ma non da te, Jack. Sentite, perché non ce ne torniamo a casa? Vi prendete un bel bicchiere di latte caldo e andate a letto, va bene? Ma non possiamo farlo, siamo in missione, priorità assoluta. E adesso molla subito gli ormeggi e vediamo di muoverci da qui. Oh, certo, agli ordini, capitano, ma da che parte? Ho vi sto chiedendo troppo. Dunque, vediamo di là. Senza offesa, Eddie, ma mi sembri un po' nelle nuvole. E poi comunque che ci facciamo noi qua su?
Dobbiamo andare a salvare una principessa che vive appena oltre l'arcobaleno. Oltre l'arcobaleno? Ma ti è andato in fumo il cervello? Basta, adesso vai, Fantabuggy. Ci sarà un arcobaleno qui in giro da qualche parte. Ehi, guardate! Un arcobaleno. Gira a sinistra, Fantabuggy. Jack, guarda! Quello sotto di noi deve essere il paese delle fiabe. È bellissimo! E così, dopodomani, io sarò il sovrano del regno più ricco di tutta la Terra. Ma, Sir Gimgle, la principessa si rifiuta ancora di sposarvi. Ho un argomento infallibile per convincerla a cambiare idea. Le farete un incantesimo con il vostro scettro magico? Un sistema tanto rozzo mi susciterebbe soltanto orrore. No, io le... Ma che cosa succede? Non lo so, sire. Stranieri, forse. Stranieri, dici? Bene, chiama la pattuglia fantasma e sbarazzati subito di loro. Sì, grande Gimgle. Non voglio che qualcuno rovini i miei piani proprio ora. Là c'è il castello. Vediamo un po', la signora perché ci ha detto di cercare il principe Malvino? Guarda, Jack, ci mandano una delegazione di benvenuto e non mi sembrano molto cordiali. Oh, mi pizzica il naso. Sono dei cavalieri fantasma. Li eliminiamo? Non ancora. Noi non stiamo cercando guai, ma il principe Malvino. Grunthel, portaci via da qui. Metto in moto. Più veloce, Fantabuggy. Ci stanno raggiungendo. Dirigiti verso quella grotta. Molto bene. Così ce ne siamo liberati per sempre. Chissà perché si sono fermati. Forse perché avevano troppa paura del buio. Ah, preferirei non doverlo dire, amici, ma temo che non siamo soli qui dentro. Guardate, c'è un mostro! Fuori dalla mia caverna! Certo, come vuole lei. Ehi, aspettatemi! Forza ragazzi, raggiungiamo l'uscita. Sto venendo, Jack, ma i miei piedi non corrono tanto veloci quanto gli ordini nel mio cervello. Muovetevi, presto! Voglio uscire presto! Oh, no! Andate via! Lasciatemi in pace! Lo smaterializzatore. Eddie, aspetta, ma quello non è un mostro. È soltanto un gnomo deforme. Ehi! Ma voi non siete della Fantapattuglia! Ma no, noi siamo gli Acchiappafantasmi! E stiamo cercando il principe Malvino. Davvero? Beh, è qui davanti a voi. Cosa? Tu saresti il principe? Ma se sei un gnomo! Bruttino anche. Gimgle, con un incantesimo, mi ha trasformato in un gnomo deforme per sposare la mia amata principessa Gwendalina e impadronirsi del regno. Io temo di non poterci fare proprio nulla ormai. Non devi parlare così. Scusa, perché non te la sposi ugualmente? Sarebbe un'idea. No, non posso farlo. Vedete, lei non sa nemmeno che io sono il principe. Forse dovresti soltanto dirglielo. No, voi non capite, non posso. Vedete, dopo essere stato vittima di quel maledetto incantesimo, io mi sono nascosto nei cespugli sotto le finestre di Gwendalina. E quella notte l'ho udita piangere. Oh, mio povero principe Malvino, che cosa ti avrà mai fatto, Gimgle? Mi si spezzava il cuore nel vedere la mia Gwendalina tanto addolorata e così ho cercato di consolarla. Ti prego, non piangere, principessa. Cosa? Chi è là? La tua voce mi suona familiare. Non sarai forse tu, mio adorato principe? Oh, ti prego, vieni fuori e mostrami il tuo volto.
Sì, ha detto proprio orribile. Per questo non dovrà mai sapere chi sono realmente. Voglio che lei si ricordi di me com'era un tempo, il suo bel principe. Ma non devi arrenderti, Malvino. Ci deve essere un modo per rompere l'incantesimo. Non ne sono così sicuro. Le magie di Gimgul sono molto potenti. Ma non è per me che sono preoccupato. Ho paura per la mia cara Gwendalina. Vorrei tanto trovare il modo di liberarla, ma è sorvegliata dalla fantapattuglia di Gimgul. Forse il modo c'è. Noi siamo gli acchiappafantasmi e ti aiuteremo a salvare la principessa. Davvero? Grazie, ma promettetemi di non dire a Gwendalina che io sono il principe. Voglio che lei mi ricordi come un bel giovane aitante, non come un uomo deforme. Non temere, Malvino. Ritornerai il principe di un tempo. È una promessa. Non capisco perché non volete che vi ci porti io. Grazie, Fantabuggy, ma ti vedrebbero subito. In questo modo non ci faremo notare. Pronti, ragazzi? Sì. Bene, allora vai, Fantabuggy. Ok, reggetevi. Pronti, ragazzi, si parte! Sì, ma dobbiamo ancora superare il muro e potrebbero scoprirci da un momento all'altro. È già arrivato quel momento. È Gimgul. Salve, ci scusi l'intrusione, ma sa, noi siamo gli acchiappafantasmi. Oh, gli acchiappafantasmi, eh? Beh, è davvero un peccato che non possiate assistere alle mie nozze regali, perché siete attesi altrove. Veramente non è proprio così, vero, Grunt? No. E invece io vi dico di sì. Questo ditino doveva fare la spesa. Ehi, ma che cosa fa? Aspetti un momento. E quest'altro doveva cucinare. Arrivederci! Ottimo salvataggio, Grunt. Grazie, caro, grazie. L'abbiamo vista proprio brutta, eh? State tutti bene? Certo, io sto benone. Anch'io. Ma dobbiamo ancora entrare in quel castello, Grunt. Accidenti, e come possiamo fare, Jack? So io il modo. C'è un tunnel segreto, me n'ero del tutto scordato. Porta dentro al castello. Ah, molto bene, Malvino. Ci siamo! Questo ponte ci porterà direttamente all'interno del castello. Forza! Gwendalina ha bisogno di noi! Ha ragione. Forza, ragazzi, andiamo. Tocca a noi, agli acchiappafantasmi. Oh, questo posticino non mi piace per niente. Dai, Eddie, vieni! Eddie, stai facendo tremare il ponte! Ehi, ma non sono io! Oh no! Sono dietro di te! Guarda! Ehi, voi due! Smettetela! Dateci un taglio! Un taglio? È proprio quello che stiamo facendo! Oh no! I nostri migliori auguri, acchiappafantasmi! Comincio ad essere un po' stufo di penzolare continuamente di qua e di là. Allora vediamo di toglierci d'impiccio e subito. Ehi, acchiappafantasmi, ho paura di avere delle brutte notizie. Arrampichiamoci su. Tira, Malvino, tira! Così adesso non potremo più entrare nel castello per salvare Gwendalina. Abbiamo perso. Non ancora, Malvino. Sapete, mio nonno dice sempre che non si è sconfitti fino al momento in cui non si smette di lottare. E noi non abbiamo intenzione di farlo. Non è così, ragazzi? Già, puoi scommetterci. Grazie, acchiappafantasmi. Oh, Malvino. Mio adorato Malvino.
mostro di crudeltà. Che cosa hai fatto al mio principe? Oh, niente di grave per ora. Ma se non acconsentirai a sposarmi, puoi stare certa che non lo rivedrai mai più. Allora non mi resta altra scelta. Per il bene di Malvino accetto di sposarti. Saggia decisione. A domani, allora. Che ne è di te, Malvino? Dove sarai adesso? Io sono tanto in pena. La sua stanza è da questa parte. Dove credete di andare? Adesso anche tu, un cavaliere fantasma. Mi hai fatto venire una bella idea. Adesso tutti quanti sembriamo soldati di Gimgul. Beh, devo dire che con voi a Chiappa Fantasmi ci si diverte un sacco. Grunt! Ehi, ma dove spari? Ha trovato un passaggio segreto. Che cosa ci fai tu qui? Non dovresti essere a guardia della tua principessa. Una parola. Avanti, parla. Un momento, ma tu non sei un fantasma. Ma chi se ne frega? Quegli acchiappafantasmi sono innocui e fra pochi minuti io diventerò il marito di Gwendalina. E potrò finalmente comandare su questo paese. Adesso ho capito che cosa si prova ad essere una sardina. Ma che cos'è questa musica? A me sembra una marcia nuziale. No! Vuoi tu, principessa Gwendalina, prendere come tuo sposo Gimgul? Io... Non sento niente. Io ho detto... No! Oh no, un'altra volta. Arrivi troppo tardi, brutto nano deforme. La principessa è mia. Vattene via, orribile gnomo. Se sposo Gimgul, il mio principe si salverà. Allora sta facendo questo per me. Lei ti ama ancora, perché non le dici chi sei? No, non posso, sono troppo brutto. Però devo fare lo stesso qualcosa. Lasciala stare, Gimgul. Costringimi se ci riesci. Scimmie, che giornata tremenda! Ne ho abbastanza di avervi fra i piedi. Guardie, prendeteli! Non è necessario, Gimgul, mi consegno spontaneamente! Un po' di fantagommina! Ma che roba è? Grunt, stai attento! È tutto a posto, Grunt? Sì, è tutto a posto. Gnomo è in pericolo! Il mio scettro magico ti sistemerà bene. Mi è mancato! Per l'ultima volta, mostro, ti auguro buon viaggio! E in quanto a voi, brutti seccatori! Sparagli, Jack! Subito! Oh no! Oh sì! E adesso... Posso partecipare anch'io? Ah, ancora questo orrendo rompiscatole! Addio, Gimgul, ci ricorderemo di te. Buon viaggio! Grazie, ragazzi. Miei cari eroi, grazie al vostro aiuto il mio regno è ancora una volta salvo. Non ce l'avremmo mai fatta senza quello gnomo. Lo so, e infatti gli voglio fare tutte le mie scuse. Caro amico, ho vergogna di me stessa. Io sono stata cattiva con te, eppure tu sei venuto ugualmente a salvarmi. Ti prego di perdonarmi, mio coraggioso e insostituibile amico. Ehi, sono io, sono di nuovo io. Oh, Malvino, sei tu! Dunque lo gnomo eri tu! Sì, mia diletta, ma adesso il tuo bacio ha rotto l'incantesimo, ti ringrazio. Cavoli, il bacio di Gwendalina ha rotto l'incantesimo proprio come succede nelle fiabe. Infatti, Eddie, e lo sai che cosa accade di solito dopo nelle fiabe? Sì, certamente. E vissero a lungo felici e contenti. Oh,
Mi piacciono sempre le storie a lieto fine. Anche a me, signora. Ma il momento più bello è stato quando la principessa ha baciato lo gnomo deforme senza sapere che era il principe. Già, lei gli voleva bene lo stesso. Questa è una cosa importante da ricordare. Noi dobbiamo accettare gli altri per quello che sono e non per il loro aspetto. Parole sante, signora, perché...